intanto di questo corso di esercizi spirituali che il Signore ci concede di poter celebrare. Sono i confratelli che non hanno partecipato all'altro turno, una ventina più una buona decina, quindicina del popolo cristiano qui presente che si è aggiunto a noi. E il tema d'altra parte scelto, il discepolato, cioè il cammino dietro Gesù Maestro, è un tema evangelico e quindi come tale di grande attualità. Credo che mai come oggi sia attuale questo tema. Oggi considerato come tempo in cui i sofismi sono intervenuti un po' a distinguere i cristiani dai discepoli, per cui c'è un cristianesimo fatto di credenza ma senza seguirla. Cristiani che credono in Cristo ce ne sono, il problema è vedere se lo seguono, ecco il discepolato. E noi in quanto famiglia dei discepoli che ci troviamo così a contemplare Gesù sempre come il Maestro, proponiamo per noi e per estensione a tutta la comunità cristiana questo ritorno alle radici. Gesù non ha mai detto a nessuno: sarete miei cristiani se farete quelli che vi dico, o se vi amerete in unità, sarete miei discepoli. Credo che per essere cristiani è indispensabile essere discepoli, come è indispensabile essere discepoli per essere veramente apostoli. Ecco, Eccellenza, grazie di essere venuto tra di noi e siamo sicuri che la sua presenza e la sua parola confermerà quanto tentiamo di fare di dirci tra di noi.
e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli: Simone, che chiamò anche Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo. Quindi è una chiamata gratuita,
nell'assoluta gratuità. Lui chiama chi vuole e non ci chiama perché siamo buoni, ci chiama perché diventiamo buoni. È diverso. È la sua chiamata che ci rende capaci. Non è né opera nostra né merito nostro. Al quale viene il nome di apostoli e di elenca, ma anche tra questi uno alla fine non solo tradirà, ma non si pentirà. A differenza con Pietro, che rinnega, tradisce, ma si pente, comincia ancora di nuovo. Era sulla montagna, notate anche l'allegoria, scende con loro e si fermò in un luogo pianeggiante, cioè quando il Signore chiama, spiana anche la via, dà la grazia, non solo quella santificante del battesimo, ma la grazia attuale che ci permette di rispondere pienamente alla sua chiamata. È lui che spiana la strada, dalla montagna li porta giù, in un luogo pianeggiante, e cioè nessuno può dire non ce la faccio, non ce la faccio a salire, non è per me. Li porta in luogo pianeggiante, cioè ci mette al nostro agio, ci dà tutta la possibilità di poter rispondere alla sua chiamata, altrimenti non ci avrebbe chiamato. Ci dà tutti i mezzi, tutti i doni perché la nostra chiamata sia libera, gioiosa, feconda. Il Signore non vuole gente costretta, non vuole gente triste, non vuole gente sterile, vuole che ognuno di noi, attraverso la sua grazia, dia tutto quello che ha ricevuto e lo dia come apostolato, come impegno. E difatti comincia subito Gesù a operare, c'era molta gente, e molti erano tormentati da spiriti immondi, venivano guariti da malattie, eccetera, e tutti cercavano di toccarlo. Non andavano a toccare né gli apostoli né i discepoli, Gesù. E questo è il compito dei discepoli e degli apostoli, portarli a Gesù, non a noi. Non siamo noi i salvatori, anche i più bravi. Direbbe Papa Francesco, anche chi ha 5 lauree non è salvatore, è solo chi ha lo Spirito di Dio è capace di donare qualcosa agli altri. E allora è Lui che salva, il nostro compito è di portare a Lui, come Maria, i discepoli, la discepola, perché è Lui il Maestro. E quanto bisogno, accennava con Michele all'inizio, quanto bisogno c'è oggi di maestri veri che insegnino la verità e non di falsi maestri che insegnano tutt'altro. Ricordandoci come fondamento della nostra vita, dicevo ieri sera da Corona, riportando un'idea di Papa Francesco, che il Signore ci ha creati autonomi, ma non indipendenti. Ognuno di noi deve mettere tutto se stesso e quello che ha ricevuto nell'apostolato, nell'impegno, nel lavoro, ma nessuno è indipendente, perché l'indipendente è l'anarchico, colui che non riconosce nessun altro, né al di sopra né insieme, e quindi non è né figlio né fratello. E solo, pensa di risolvere tutto da solo e fa l'esperienza del peccato. Ma anche quando fa l'esperienza del peccato per colui che crede, c'è sempre la speranza. Il Signore, quando condanna Adamo ed Eva, li caccia via dal paradiso, ma sono peccatori con speranza. Non disperato, nessuno deve sentirsi disperato, neanche meno il discepolo. Ma cosa si chiede al discepolo?
anzitutto una virtù pochissimo praticata, molto ammirata, ma pochissimo praticata, l'umiltà. Chi di noi non ammira una persona umile, semplice, disponibile, essenziale, che non ama gli spazi, non ama le cose prestigiose, ricche. Ma quanto è difficile essere umili. E la povertà in spirito. Spesso noi siamo poveri di spirito, cioè non abbiamo lo spirito di Dio. Ma bisogna essere poveri in spirito, cioè fare della povertà, quindi della rinuncia, della spogliazione, della essenzialità della nostra vita, fare una virtù, che significa che ci avvicina a colui che è tutto. Mi viene spontanea la citazione di San Francesco che diceva: Signore, chi sei tu? Tu sei il tutto. E io il verbo. Niente, nulla. Ma tu sei l'unico, il sommo, tutto il bene. Allora se entriamo in questa logica dell'umiltà, entriamo nella logica anche del discepolato ed entriamo nell'altra logica del servizio, e cioè quello che abbiamo ricevuto lo doniamo in tutta semplicità e in tutta umiltà, perché riconosciamo che non è nostro, quello che gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente lo dobbiamo donare. L'altra virtù che distingue i cristiani. C'è il detto popolare che si dice: non si fa niente per niente. Non solo non è cristiano questo detto, ma è profondamente contro il cristianesimo, perché Cristo ha fatto tutto nella gratuità, tutto per amore, perché solo chi ama sa donarsi gratuitamente e si chiude il cerchio. E allora chi è il discepolo? Colui che ama con tutto se stesso il Signore e colui che ama come se stesso il fratello. Costui è il discepolo, perché solo chi ama è libero, solo chi è libero sa amare. E l'amore ci porta a vivere in umiltà, in semplicità, in gratuità. L'augurio ai confratelli e a chi sta facendo questo corso di esercizio sul discepolato è che possiate incontrare ogni giorno il Cristo che è amore, che è povero, che è umile, ma soprattutto riconoscere in Lui il Maestro, colui che ci dice sempre la parola di verità e ci ha donato sua madre, se proprio non riusciamo a comprendere questo linguaggio, perché sia lei la discepola a dirci come accostarci a Lui. E se proprio non ce la facciamo, lei che madre, e se noi ci affidiamo a lei come figli, se proprio non ce la facciamo a camminare, ci prende per mano. E quando vede che noi ce la facciamo a camminare per mano, ci prende in braccio, perché la mamma così fa. Si sacrifica anche su questo. Quante volte vediamo i bambini cresciutelli in braccio alla mamma? Uno chiede: ma come, a quest'età ancora in braccio? Piange se sta per terra, vuol dire che ha bisogno di quell'affetto per poter continuare il cammino che da solo non saprebbe fare. E allora affidiamo a Maria, la madre e la discepola, perché in lei possiamo trovare quell'amore che ci spinge ad andare verso il Cristo, che per amore si è donato tutto per noi. Fra poco lo riceveremo nell'Eucaristia, dono di amore per tutti coloro che vogliono nutrire la propria vita e camminare da discepoli in tutta umiltà e gratuità. Amen. Intercessione per il diario. Dio ha costituito il suo popolo sul fondamento della speranza, con animo lieto e riconoscente al tramiano. Tu sei la nostra speranza, Signore.
Ti rendiamo grazie, Padre, perché ci hai donato il tuo Figlio. E lui ci ha donato delle ricchezze della tua parola e della tua scienza. O Dio, che hai in mano i cuori e le intelligenze di tutti gli uomini. Illumina i tuoi grazie a Dio e ai suoi discepoli e disse:
prendete e vedete tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti nelle missioni dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Fetta dell'amore, in unione con il nostro Padre Francesco, il nostro Vescovo qui presente, Francesco, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di quanti si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro confratello Don Peppino di Gennaro e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte. Questo a te, Dio Padre onnipotente, e nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Scambiandomi un segno di pace. Thank you.
canto numero 54. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.